Video, lavandino biturbo. Wow, che pressione. Guarda le bolle. Se ci pensate è come accelerare in auto, è una pressione, un'accelerazione, un fluido. Senti, motori rampanti. Perché lo dico? Perché, aspetta, ti faccio vedere. Perché la misurazione, i cavalli dell'auto vengono sempre misurate con antichità, tipo in Egitto, i faraoni, i cavalli, insomma. I cavalli derivano dai veri cavalli, la potenza al cavallo, non la ruota. Presente? Ok, io invece lo faccio con l'acqua, tramuto l'acqua in cavalli e kilowatt. E ti dico che questa forza, se si sprigiona dal lavandino, è come una potenza di circa 105 cavalli. La potenza del flusso dell'acqua può essere trasferito veramente alle ruote motore, e l'hanno fatto vedere in internet, ci sono auto che sia ibride elettriche ma anche a uso acqua, cioè proprio non so come faranno, come lo fanno nel 2050. Una pressione d'acqua fa muovere il ciclo del motore, è una cosa che non si può tanto spiegare così, però la cosa è fondamentale che ci sia pressione. È come l'auto, è la stessa storia dei cavalli e la ruota. È una cosa che ho visto anche in internet e io pensavo di fare una stupidaggine. Invece, guarda che ingegnere meccanico, metafonistico, metal, che sono io. Cioè io sono l'ingegnere che ha portato queste idee sulla meccanica. Trasferire l'acqua al moto dell'acqua, anche la pressione alle ruote della macchina. È così che non consumi benzina, non inquini e l'auto andrà solo su 100 all'orari, non di più. Però sai, intanto con questa acqua io vado fino a Roma. Fa, 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 fa.